Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Sono abbastanza carico, forse lo sentite dalla voce. Perché? Perché già, a parte gli scherzi, perché come già dissi a fine video precedente, questo video qua, e di conseguenza questo mese qua, può essere decisivo per le nostre sorti del campionato. Perché la situazione attuale è questa. Siamo già eventualmente qualificati per un discorso playoff, ma speriamo che non ci interessi questa serie, ma speriamo di non vederle nemmeno i playoff, perché mancano 7 partite e noi abbiamo ben 25 punti dalla settima, quindi in sequenza i punti in gioco sono minori rispetto a distacco che abbiamo, quindi il discorso playoff è eventualmente chiuso, ovvero ci siamo dentro. Ma appunto mancano 7 partite, abbiamo 12 punti dalla seconda, ma addirittura 16 punti dalla terza, che è poi quella principale da guardare. Perché la seconda insieme alla prima va diretta, la terza no, quindi bisogna guardare il terzo posto. Abbiamo 16 punti, ci sono 20 di distacco, ci sono 21 punti in gioco perché sono 7 partite. Quindi, come già dissi nel video precedente, a fine video precedente, se non sbaglio, chiaramente, perché la regola matematica non è un'opinione, a regola, se noi dovessimo vincere 2 partite, indipendentemente da quelle che fanno per l'altri, poi se perdono, se per esempio l'Oxford perdesse e non si vince questa, automaticamente si va già nella divisione successiva, ovvero in Championship. Altrimenti, se anche l'Oxford continua a vincere, a noi bastano 2 partite per andare direttamente in Championship. Quindi detto questo, niente, simuliamo subito la prossima partita. Si gioca a casa contro il Peterborough, qui scritto Peterborough, forse si pronuncia proprio Peterborough, vabbè, no, scritto Peterborough, però guardando siamo a Peterborough, vabbè, contro Vesta. Contro Peter, contro Pietro. Niente, Brereton così 1-0. La sblocca lui dopo un minuto. Bene. Tanto io guardo a destra e in basso, ci sono altri risultati inerenti all'Oxford. Comunque Brereton 2-0, buono. L'Oxford perde, quindi probabilmente possiamo già festeggiare. Vediamo un po'. Brereton 3-0. Tripletta di Brereton. Clamorosa e netta vittoria. E 3 punti appunto. L'Oxford non ho visto altro, stava perdendo, guardiamo un po', è rimasto al 68. Ragazzi, possiamo tranquillamente festeggiare, insomma, perché comunque siamo ufficialmente promossi. Nonostante manchino ben 6 partite, siamo ufficialmente promossi. Quindi a me cosa mi resta da fare più che altro? Dato che le possibilità di punti, diciamo, ci sono, perché abbiamo ben 12 punti dalla seconda e mancano 6 partite, e diciamo per far prima io simulerò tutte le partite rimanenti. Posso sembrare non contento per il discorso di promozione, è vero, perché ormai data la situazione il mio obiettivo vero e proprio, oltre a beh chiaramente anche se è quello della promozione, è quello di vincere il campionato. Quindi eventualmente magari mi sentirete, forse non lo so, a Tony più contento se dovessimo vincere il campionato. Intanto guardiamo un po' come va la partita contro il Barnsley. Infatti 1-0 Berkom a Brereton dopo poco, dopo 4 minuti riequilibra tutto, quindi 1-1. E niente, vediamo come va questa cosa qua. Guardiamo anche quanto fa il Rochdale, vabbè, che sta vincendo 2-0, peccato, speravo che si fa la cosa dell'Oxford, invece noi stiamo pareggiando purtroppo. E niente, io ho 2-1, attenzione, Berco un'altra volta, e niente, addirittura perdiamo la partita, invece Rochdale mi è parso di vedere che ha vinto. Eh sì, 9 punti, 5 partite rimanenti. Dopo tanto, dopo un mese e mezzo più o meno, dopo 6 settimane che l'infortunio diceva così, è tornato finalmente Silla, anche se c'è il cerottino, non è al piano della sua condizione, lo schiocco titolare. Siamo arrivati alla terza partita del video, si gioca in casa contro Blackpool e guardiamo un po'. Allora, il Rochi ha già giocato un'altra partita, perché aspettate, questo non l'ho visto, perché non vorrei, devo fare due onti, un attimino, poi magari non cambia niente. Ha giocato un'altra partita, quindi allora gli mancano 4 partite. Se dovessimo vincere si va a 12, no vabbè, intanto vinciamo, perché anche se dovessimo vincere non abbiamo ancora vinto ufficialmente il campionato. Perché se dovessimo vincere, sì, andremo pari pari, no? Con punti gioco rimanenti, però non so se poi automaticamente abbiamo vinto o no, perché mi pare che qui vada per differenza reti. A regola ci siamo per differenza reti, che abbiamo fatto veramente tanti gol e presi poi gol, però non lo so. Comunque 2-0, si labbrere, sono tattà veloce. Buono, 2-0.
E va visto, stavo dicendo appunto prima di Ketimer, prima di dire le cose go, che a Regola in teoria dovremmo aver vinto il campionato, che c'è la differenza, loro 45 punti, sì, scusate, 45, no? Di differenza reti loro 21, quindi anche a pari punti, dato che gli scontri diretti non dovrebbero valere, noi abbiamo vinto noi. Però per avere la certezza io voglio proprio un'ossa matematica a livello di punti, quindi vediamo se già contro i Wigan. A seconda anche di messi un porta a loro, però pensiamo prima a noi, chiaramente. Già fa bene a noi, poi guardiamo gli altri. Vediamo se contro il Wigan possiamo ufficialmente decretarci campioni di questa Football League One, insomma 2018-2019. Guardiamo un po'. Il Roche le perde, eh? 0-0. A Regola sì, perché indipendentemente da tutto dovevano aver vinto. Quanto ha fatto il Roche, ha pareggiato anche il Roche. E finalmente, dato che mancano 3 partite, quindi 9 punti, 79 più 9, 88, quindi non 91, siamo oltre. Finalmente lo posso dire, siamo campioni della Football League One. Oh, guardate anche a destra quel coppone lì. Oh, composa perché accanto a me, che fra l'altro versione di gioco veramente brutta, inguardabile. Oh, finalmente, eccola qui, guarda bene. Oh, alleluia. E andiamo di boia. Bene, non avevo. Va detto, anzi, lo dico a fine video, dai. Lo dico dopo. Sperando me lo scordi. Insomma, continuiamo, dai. 2-1 contro il Doncaster. Fra l'altro, si è fatto male Gomez, cioè il cerottino. Speriamo non sia niente di grave, anche se comunque il campionato è praticamente finito. Però, se magari si è fatto male da 28 mesi, è un po' un problema, no? 6 settimane. Quindi, per le ultime due partite, non ce l'abbiamo. Vabbè. 2-0 contro il Bari. Bari contro il Bari, contro il Bari. Il Bari. Mamma mia, che cazzo di pronuncia di merda che ho. Comunque, nonostante giocassimo fuori asa, buono. Anche se male è andato tutto così. Ormai diciamo che il campionato è andato. Però fa sempre piacere vincere. E poi un bel e clamoroso e netto 3-0 contro il Notts County per finire la stagione e il campionato. Unirò, se ve lo fai vedere, poi torno sul discorso non finito di prima. Guardate Bellino, 100 punti stecchiti, stecchiti. Cioè, ragazzi, abbiamo finito il campionato, cioè abbiamo concluso il campionato con, vabbè, il primo posto, vincendo appunto la Football League One. 16 punti alla seconda, 21 dalla terza, 21 dalla quarta, 24 dalla quinta e 28 da sesta e settima. Vabbè, poi sì, posso scorrere altro perché non ci interessa. Ho sbagliato. No, l'Oxford alla fine ce l'ha fatta, andava quantomeno a playoff. Comunque alla fine siamo andati su direttamente con il Rochdale. Chissà delle quattro favole sotto chi verrà su. Comunque, cosa volevo dire? Volevo dire che anche quest'anno, come già nella precedente stagione, no, diciamo quindi anche questa stagione, io intendo la stagione di gioco chiaramente. Nonostante non fossimo partiti con il piede giusto, perché se ricordate, soprattutto i primi 2 mesi, no? Non dico che la situazione era grave, però non era nemmeno positiva, perché era veramente negativa, perché non riuscivamo a ingranare, diciamo, se ne vincevamo una, poi magari quella dopo la perdevamo, la pareggiavamo, cioè raramente riuscivamo a fare come abbiamo fatto negli ultimi mesi, appunto, o comunque poi dopo quel periodo brutto iniziale, magari sono 3-4 partite vinte di fila. Sono state tutto, anche quest'anno, come già successo la precedente stagione, abbiamo iniziato male, ma poi ci siamo ripresi dopo. E quest'anno, per questa stagione, clamorosamente bene, veramente una cosa clamorosa. Addirittura siamo arrivati a fare ben 100 punti. E bene, sono veramente contento. Voglio farvi vedere una cosina. E poi arrivo alle conclusioni. Sto lasciando stare il discorso come si è rotto e la condizione fisica. Cioè, ragazzi, io non so se vi ricordavate non tanto la qualità media, ma la qualità singola di ogni giocatore. Clamoroso, Airbnb. Qui c'è veramente del clamoroso. Posevic 75, Doucouré 73, Carabajal, che fra l'altro credo non esista, sia uno di quelli creati da Joe, svincolati, 72. E Manu, vabbè, pesa 69, ma probabilmente tra poco diventerà 71. Iter 71, Varberg 72, Adam 62, Gomez 74, Edward 73, Brereton 73 e Silla 69. Che se ne è anche rotto, quindi non lo potevo nemmeno allenare. Calcolate che non tutti, le sto allenando, qualcuno l'ho allenato per un pochino.
qualcun altro lo sto allenando tuttora. Comunque, cioè, alla fine siamo saliti tanto e c'è anche ancora tanto da fare, senza passare dell'altro. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che, tralasciando l'inizio, il discorso di prima, ma anche a livello di qualità, calcolando gli inizi e calcolando come siamo arrivati a fine campionato, siamo migliorati tantissimo. Quindi sono molto contento della stagione e dei miei giocatori, sia dal punto di vista di come è andata la stagione a livello di punti e di classifica, sia come sono cresciuti tutti i giocatori, parlando sia a livello poi di qualità media totale, ma anche qualità per ogni singolo giocatore. Insomma, detto questo, niente. Arrivo a conclusioni, chiaramente poi ci rivediamo nella stagione successiva, quindi quando poi a luglio, quando poi inizieremo il calcio mercato estivo. E niente, che dire, ci sarà da fare qualcosina, sicuramente, per migliorare la squadra se possibile, sperando anche di avere un budget buono e appunto è proporzionato per la Championship. Già nella Championship, dalla Championship il prossimo anno cominceremo ad affrontare squadre qualitativamente più forti. E lì si vedrà come si comporterà la squadra, perché c'è un netto distacco fra Serie B inglese, in questo caso Championship, e Serie C, che in questo caso Football League One, e poi di conseguenza la CHU, perché tra Football League One e CHU secondo me non c'è quella tantissima differenza, o perlomeno non tanta come ci sarà secondo me da Championship a Football League One. Insomma, e lì sarà veramente un campionato molto, molto, secondo me, più appassionante, ecco, in cui, non lo so, a meno che, non so, andremo bene, no? La marcia, diciamo, e anche lì riusciremo a comportarci bene, se ci saranno meno partite simulate, perché le partite non saranno, tra virgolette, semplici, come a volte invece sono state sia quest'anno che nella precedente stagione. Insomma, basta, mi chiedo. Quindi niente, ci sarà se possibile, a fare una bella rosa. E di conseguenza un bel calcio mercato. Comunque, detto questo, niente. Classiche conclusioni. Prima di lasciarvi, vi ricordo di mettere barra a fare se volete le solite tre cose. Ovvero, se il video vi è piaciuto, e questa volta sì, è stato bello perché c'è stata la promozione, lasciate un bel mi piace al video, condividetelo. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, così, come dico sempre, potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Ovvia, vi aspetto a inizio prossima stagione e appunto a inizio calciomercato estivo. Via. Ciao!